Intervenire il consigliere Brambilla, gli cedo la parola. Grazie Presidente. Oggi discutiamo del rendiconto, ma sarebbe meglio dire: ma ti rendi conto? Sindaco, si rende conto di dove ha portato Napoli? A che livello, a che punto? Forse il più basso della sua storia. Sono lontani i tempi di ciao Al, ciao Paul, Renzi, cacati sotto, Napoli, capitale europea dei trasporti secondo solo al Giappone, delle saghe di paese da inaugurare sul lungomare con l'Apero Spritz. Sono ben lontani quei tempi. Oggi abbiamo assistito a un sindaco che per avere 21 voti inseguiva i consiglieri in bagno chiedendo chiudete i bagni quando ci sono le votazioni. Che brutta parabola di questa amministrazione dal 2016 ad oggi. Con pochi voti voterete questo bilancio, pochi, pochissimi, forse neanche i 21 di una maggioranza qualificata. Come per nascondersi alla cittadinanza, dopo anni di imposizione e di un'arroganza istituzionale che non ho mai avuto precedenti nella storia di questa città. Poi entreremo nel dettaglio, mi calerò nei panni come qualcuno mi chiama da 5 anni, del ragionier Brambilla. Però vorrei raccontare in potabile ai cittadini i numeri che nasconde questo bilancio. Mi piace però raccontare di questo bilancio che è la rappresentazione esatta di questi 9 anni di rivoluzione arancione sbiadita. Ci sono tutti gli ingredienti di questo film. A partire dai trionfanti proclami dell'amministrazione, in particolare del vice sindaco, sulla stampa, rispetto al risultato di amministrazione. Famoso W=1, risultato di competenza positivo. Poi vedremo come è stato raggiunto, omettendo come sempre di raccontare il disastro amministrativo che lascerete alle future generazioni ben oltre il 2044. Altro che il prossimo sindaco, i prossimi quanti sono? 5-6 sindaci? Poi ci sono gli errorini, come nel bilancio precedente per il quale abbiamo fatto una denuncia per falso in bilancio. C'è l'evidenza dell'incapacità della gestione della macchina comunale, con riferimento in particolare alla valorizzazione del personale tutto. C'è l'arroganza di non ammettere mai e poi mai i propri errori e continuate a sbagliare, come nel caso dell'inventario, del regolamento contabilità, del disastro delle partecipate. Ma si va avanti così, andate avanti così, da 9 anni, come se nulla fosse. Convinti di essere nel giusto e nell'impunità. E certo, impunità, perché mai i responsabili hanno pagato o pagheranno per le loro responsabilità. Non abbiamo mai sentito un provvedimento contro un dirigente per un debito fuori bilancio, lettera E, causato da lui. Prima del bilancio però vorrei parlare e puntualizzare una cosa, che voi omettete sempre di dire. Senza gli aiutini del governo romano, già dal 2018 saremo col commissariamento. Nel 2018 hanno bloccato la Corte dei Conti, sterilizzando ogni azione di sanzione rispetto al mancato rispetto del piano di riequilibrio. Non contenti, il governo quest'anno ha fatto la stessa cosa, governo con un emendamento anche delle opposizioni, mi riferisco a un emendamento di Forza Italia. Con l'aggravante, e lo dico da portavoce del Movimento 5 Stelle, con l'aggravante per il Movimento 5 Stelle di essersi sconfessato da solo, perché dopo il 2018 si sarebbe dovuto analizzare e sanzionare il nuovo piano di riequilibrio del 2018 nel 2019, sterilizzando il 2018, ho detto, vabbè, quest'anno sei salvo, l'anno prossimo ti do il terzo cartellino giallo che diventa rosso. No, non contenti hanno detto, no, neanche il terzo cartellino giallo ti darò quest'anno, ti darò un altro cartellino giallo nuovo, lasciando perdere tutto il pregresso. È un tana libera a tutti per i cattivi amministratori e io dissento dal Movimento 5 Stelle nazionale, dal governo, perché ha messo sullo stesso piano tutti, nessun altro comune nella situazione contabile con l'iter presso la Corte dei Conti avviato e già sanzionato come il comune di Napoli. Non c'è nessun altro comune in Italia. Io non parlo di predissesto o dissesto,
parlo di comuni che hanno avviato nel 2013 un piano di riequilibrio e siano già stati sanzionati due volte e abbiano già rifatto il piano di riequilibrio. Non c'è nessun altro comune. Se me lo trovate, me lo portate. È un errore non colpire gli amministratori che hanno portato i comuni al disastro per incapacità amministrativa, e la vedremo dopo sui numeri, mettendoli sullo stesso piano di chi appena insediato. Da 9 anni governate, o meglio, avreste dovuto governare Napoli. Sono d'accordo con Arienzo, questo probabilmente è il nostro ultimo intervento vero da consiglieri sul bilancio, è l'ultimo intervento sul rendiconto. E io l'ho vissuto anch'io male, perché è come se fosse il testamento oggi da consigliere. E il testamento da consigliere, quindi cercherò di essere all'altezza, di raccontare cosa si nasconde dietro i numeri asettici di un bilancio. Perché mio compito e mio dovere è sempre stato uno solo, quello di portare fuori ai cittadini quello che succede qua dentro e raccontare quello che succede qua dentro e come vengono spesi i soldi del comune. Questo deve fare un consigliere comunale. Iniziamo col dire una cosa che non ha detto nessuno: questo bilancio è sospeso, ma non il caffè sospeso, è sospeso. Ve le siete resi conto di quello che ha scritto il Comune in questo bilancio e di quello che ha scritto il Ragioniere Generale? L'avete letto? Ve lo dico. Perché è sospeso? Noi dobbiamo ancora aspettare il giudizio finale della sezione riunite Corte dei Conti, che ci sarà a settembre. Noi stiamo ipotizzando un recupero del disavanzo nel 2020-2021 che non sappiamo se sarà quello o diverso, e dobbiamo aspettare a settembre. E quindi io vorrei capire come fanno dei revisori dei conti. Io ho fatto una domanda, una in commissione bilancio, mi sono trattenuto, ho chiesto: avete dato parere favorevole perché i dati analitici sono attendibili di questo bilancio? La risposta è stata sì, perché hanno seguito tutte le norme contabili, abbiamo verificato. Ma che hai verificato? Ma se la Corte Sezione Riunite deve ancora pronunciarsi e tu hai spalmato in 25 anni la quota tra il 2015 e il 2019 che compete di disavanzo in più per la sentenza della Corte Costituzionale, ma di che stai parlando? Hai fatto tu un'ipotesi di seguire una Corte dei Conti calabra. Ma dobbiamo aspettare cosa dice la Sezione Riunita della Corte dei Conti a settembre. Quindi noi oggi non sappiamo con certezza cosa dovremmo recuperare e come dovremmo recuperare. Vi dico una prima cosa, c'è un primo campanello, uno degli errorini, ve lo dico. Il fondo altri accantonamenti, qua c'è il ragioniere, c'è il capo di gabinetto, c'è l'assessore al bilancio, non mi torna. La somma che voi segnate è diversa per quasi 630.000 euro rispetto al valore totale inserito nelle quote accantonate. Come mai? Questo è il primo errorino, gli altri li scopriremo in altre sedi. Cos'è un bilancio? Quanto entra, quanto esce, come viene speso, quali sono i residui, qual è l'indebitamento e se sono o no in dissesto. Quattro robe. Velocemente, impotabile, spieghiamo alle persone cos'è un bilancio di rendiconto. Quante entrate ho? 4 miliardi accertati su 7,8, il 56%. Vediamo se sono capace di stare in piedi da solo. Napoli ribelle, Napoli autonoma, titolo 1, entrate proprie. E no. E qui io devo dare atto, lo ripeto per la seconda volta, faccio i complimenti all'unico dirigente, l'unico in 9 anni, che ha scritto su una relazione esattamente come stanno le cose nell'ufficio tributi. Lo apprezzo, ha avuto un coraggio a scrivere quelle cose nella relazione. Significativa la variazione tra previsione accertato sulla Tari, migliaia di ricorsi, variazioni, pratiche inevase dal 2016, errori più volte segnalati dai contribuenti mai inseriti dagli uffici preposti. Banca dati Tari ampiamente inaffidabile. Faccio i complimenti. Un dirigente che scrive: signori miei cari, io ho fatto quello che ho potuto in pochi mesi, ma noi abbiamo una banca dati inaffidabile per la quale io non ho neanche potuto
rifare le notifiche, ho dovuto fare solo quelle del 2014 che andavano in prescrizione. E voi mi parlate di debito ingiusto, mi parlate del governo brutto e cattivo, mi parlate dei tagli. Quando una dirigente che fa il suo lavoro come non ha mai fatto nessuno in 9 anni in quell'ufficio, e noi sono 4 anni che vi diciamo che da pianta organica l'ufficio tributi era sguarnito perché tutte le persone le avevate messe agli eventi per fare l'apero spritz e il lungomare liberato. E questi sono i risultati della cattiva organizzazione del colonnello che ci ha lasciati quando la banca affondava. Altro che palle raccontate! Per 9 anni. Avete cancellato in un botto solo 100 milioni di residui attivi che non andremo mai più a prendere. Arrivederci a quei 100 milioni, perché non siamo stati capaci di notificarli, non perché la gente è povera e non paga. Ve l'ha scritto anche la Corte Costituzionale. E andiamo avanti a raccontare le favole alla gente. La bonifica banca dati ha portato, attenzione, un'altra cosa santa che dice finalmente un dirigente, ci ha portato a una bollettazione di 216 milioni a fronte di un costo del servizio di 231 milioni. Problema, se io devo, Brambilla deve pagare ASIA 230 milioni e da tutti i cittadini raccoglie 216 milioni, ma lui è costretto, perché siamo in predissesto, a pagare tutto il costo del servizio, ma i 15 milioni mancanti, dov'è la copertura e chi la paga? Se dalla bollettazione ho solo 216 milioni, chi lo sa? Ma andiamo avanti. E magari in passato, anzi sicuramente, abbiamo sempre premiato il dirigente del servizio perché ha raggiunto i suoi obiettivi. Andiamo avanti, che è meglio. La Regione ci deve dei soldi per il welfare, inquilini morosi, cooperative sociali, persone non autosufficienti. Però di contro io quando mi danno i soldi non li spendo, perché non riesco a spendere quasi 9 milioni di fondi PAC per l'infanzia e per gli anziani. Non riesco a spendere 1,5 milioni per fondi assunzione vigili che sono a rendicontazione perché non sono stato capace di spenderli. Non perché mi hanno tagliato i fondi e i trasferimenti. Titolo extra tributarie. Non ho incassato? E qua è una presa in giro di tutti i consiglieri. Non ho incassato nulla del 1,5 milioni previsti per l'accesso bus turistici. Avete fatto una delibera in fretta e furia d'urgenza dicendo che era obbligatorio votarla perché se no non potevate inserire a bilancio il capitolo di entrata, avete incassato 0, una grandissima presa in giro del Consiglio Comunale che fa gli indirizzi ma non vengono rispettati e non è stato ancora incassato nulla dai bus turistici. Sulla cosa, sanzioni e abusi, 0 euro incassato su 8 milioni previsti. Ognuno fa quello che vuole, tanto non viene beccato, è impunito. 0 su 8 milioni dell'evasione. Canone occupazione suolo, anni precedenti, altri 2,5 milioni non presi. Ripeto, cari amici, se pigliate una multa, il 15% la paga. Una multa degli anni precedenti riusciamo a recuperare l'1%. Mi fermo, non dico altro perché sennò dopo uno dice le parolacce. Recuperati 1.500 euro su 3 milioni occupanti senza titolo immobile comunale. Vorrei conoscere lo sfigato che è stato beccato e ha dovuto pagare 1.500 euro per l'occupazione sine titolo degli immobili comunali, perché gli altri 3 milioni non l'ha pagato nessuno. È veramente sfortunato, ha vinto la lotteria al contrario questo signore. Recuperato 0 su 2 milioni da condanne in favore del Comune. Ma scusate, io non ho incassato su condanne a favore del Comune. E l'avvocatura che cavolo è lì a fare? E gli diamo premi su premi all'avvocatura. 0. Che è successo? Non si sa. Il meglio da recupero multe, ripeto, 15% di quelle dell'anno corrente, 1% di quelle degli anni precedenti. Vabbè, poi c'è abusi e titoli edilizi. Aumento di 4 milioni per oneri urbanizzazione di Viargine, l'Auschen di Viargine. Io mi chiedo, scusate, ma quando vi siete accorti che Viargine
doveva pagare gli oneri dell'urbanizzazione. Da quanti anni è stato costruito l'Auchan in Vergine? Ti sei accorti adesso che c'era un credito di 4 milioni? Bah. Progetto condono incassato quasi zero, quindi è un fallimento. Però ci è stato raccontato che il progetto condono era bellissimo. Sugli investimenti è meglio che lasciamo perdere. Sull'art bonus fallito completamente. Sulle alienazioni, solo 6% sul totale previsto è stato venduto come immobili. Qua due paroline, siamo a metà dell'intervento. Quando vendete il patrimonio pubblico, l'ERP, non è che tutto quello che ricavate dalla vendita lo mettete a coprire il disavanzo. Esiste una legge regionale, ve l'ho già detto anni fa in aula, ve lo ripeto, che il 25% deve essere reinvestito in manutenzione straordinaria o realizzare nuovi alloggi. Invece voi su quello venduto dell'ERP coprite una parte il disavanzo e una parte addirittura lo usate per la manutenzione ciclica della funicolare. E non funziona così. Poi non lo dite che non avete speso nulla e questo vi ha consentito dei conti economici, dei risultati d'amministrazione dei quali vi vantate, 0 su 500 milioni di anticipi tesoriere, perché la cassa depositi e prestiti vi ha dato 200 milioni. A un tasso dell'1% contro il 3% del tesoriere. Ma nessuno ci dice che avete sparagnato un sacco di soldi e che avete l'aiutino del governo. Mai, non si può dire. Poi andiamo a vedere le spese. E sulle spese, sulle spese correnti, io devo spendere 1,1 miliardi. No, diciamo quanto abbiamo speso, il Comune di Napoli che doveva spendere 1,1 miliardi perché aveva quelle entrate, se non arrivate le entrate non ha neanche speso. E dove non ha speso? Andiamo a vedere. Mi sono accorto per il secondo anno consecutivo di un giochetto che fate. Non pagate mai Asia. Il contratto di servizio di Asia non viene pagato anno per anno. Voi quest'anno avete pagato l'anno scorso, che c'era un residuo di 230 milioni. Avete pagato in conto residui, in conto competenza zero e lasciate un residuo per l'anno prossimo di altri 230 milioni. Significa che voi usate le partecipate come bancomat e salva bilancio e lasciate che Asia se la veda con l'apertura di fidi rischiando di avere contenziosi tributari con le banche e con l'INPS e l'INAIL per i contributi. Questo succede e lo sapete benissimo. Poi l'altra cosa, mi spiace che non c'è Simeone, anzi faccio gli auguri di pronta guarigione al consigliere Simeone, siamo tutti con te, forza Simeone. Mi dispiace, dovevo farlo all'inizio, non lo saluto adesso. Mi dispiace perché gli avrei detto: caro Simeone, presidente della commissione mobilità, lo sai che su 50 e passa milioni pagano solo 14 milioni a ANM quest'anno come gli anni scorsi? E 40 e passa milioni non li hanno pagati, ma non ve lo dicono perché dovete andare a leggere i numerini, che stanno, il ragioniere deve andare a leggere i numerini. Asia non pagata, ANM pagata soltanto per il 20%. E Iam è bello, va. Non ho pagato, andiamo avanti quasi, sono arrivato al punto. Quali sono i servizi dove non sono capace di spendere? Perché la gente deve saperlo. Dov'è che non sono stato capace di spendere? Nell'istruzione, 30% di capacità, su 100 euro ne ho spesi 30. Giovani e sport, 19%, su 100 euro ne ho spesi 19. Turismo, 33%, su 100 euro ne ho spesi 33. Ambiente, 7%, e ve l'ho detto perché non avete pagato Asia. Trasporto pubblico 41%, e ve l'ho detto, non avete pagato parte di ANM e poi andremo a vedere gli investimenti, non avete pagato nulla. E il welfare, missione 12, 32%. Un minuto sul welfare. Se facciamo dissesto tagliano il welfare. Signori, il welfare è l'unica missione obbligatoria. La missione 12 non si tocca. Basta dire palle alla gente. La missione 12 non si tocca. Residui. Abbiamo detto quello che ha incassato, come ha speso, cioè non sa spendere. Tra l'altro avete fatto una bellissima arzigogolo contabile. Sapete perché
nel parametro riscossione totale non è parametro deficitario? Lei lo sa, assessore? Certo, ve lo dico io. Che le entrate proprie arrivano al 30% con una diminuzione del 6% della capacità di riscossione rispetto all'anno precedente. E come fate l'artificio contabile consentito da una legge sbagliata? E io ho già scritto che è sbagliata, con il titolo sesto e nono, partite di giro e conto terzi, non sapete manco di cosa stiamo parlando, entrate e spese fittizie che vi portano al 47,99 di capacità di riscossione totale. La riscossione vera, le entrate vere, è il 30%. Dove vengono generati? Perché voi avete detto, ragazzi, noi il nostro risultato amministrazione è 1,7 miliardi, poi ci sono i fondi accantonati, è quello il problema. 3,9 miliardi di residui attivi, vuol dire che i soldi che dobbiamo avere. Di questi, più di 2 miliardi sono da attributi e multe, ma se non li abbiamo pigliati fino a oggi, ma quando li pigliamo? 400 milioni l'avete generati quest'anno. Cosa c'entra i tagli ministeriali, il debito ingiusto, la Iervolino, la Bassolino, il governo, la regione, le cavallette? Non c'entrano niente, c'entra l'incapacità di questa amministrazione. E qualcuno che scrive che la banca dati inattendibile vuol dire che per 9 anni io ho riscosso dei tributi con una banca dati inattendibile, ma da chi l'ho riscossi i tributi? E ho 2 miliardi da pagare. Anche qua andiamo a vedere dove sono le voci più alte, sapete dove sono? Le strade 386 milioni, i rifiuti 297 perché non avete pagato ASIA, l'ho detto prima, trasporto pubblico 183 milioni, perché sono tutti i soldi che continuano a darvi i governi brutti e cattivi, la regione brutta e cattiva, miliardi su miliardi per la linea 1, linea 6, che alla fine verrà a costare come 10 piramidi di Cheope. Quante volte la metropolitana di Milano e quella di Roma messe insieme? Lo andremo a vedere dopo 25 anni. Ci sono già inchieste della Corte dei Conti. Urbanistica 68 milioni, welfare 131 milioni non pagati. Istruzione 63 milioni. Non fate nulla sulle strade, le infrastrutture, ANM, il welfare un disastro, pagate sempre un anno dopo. Debiti fuori bilancio, neanche a parlarne, ve l'ho detto prima, andiamo sull'indebitamento, ancora 8 minuti, era 1,3 miliardi, è diventato 1,4 miliardi, aumentato, vuol dire che ogni cittadino napoletano dovrà tirare fuori soldi in più rispetto all'anno prima. E l'indebitamento, sapete perché cresce? Perché voi dovete continuamente fare nuovi prestiti, nuovi mutui per pagare il debito e l'indebitamento. E il fondo vincolato che serve per fare degli investimenti e delle opere lo utilizzate per la spesa corrente. Però è come se io a casa metto via un fondo per mio figlio per l'università. Poi succede, papà, c'è una spesa improvvisa, dobbiamo pagare la spesa al supermercato, prendo i soldi del fondo di Gigino e li do per il supermercato. Poi se voglio che Gigino vada ancora all'università li devo rimettere. Se non li rimetto, Gigino non andrà più all'università e io non potrò più pagare quei lavori vincolati con quel fondo, ma io pagherò le spese correnti. E non si fa, e non si fa. Abbiamo avuto questo anticipo di liquidità. Il governo, tramite Cassa Depositi e Prestiti, il MEF, che ha rinegoziato i mutui, dandovi altri soldi dalla rinegoziazione dei mutui, ha quindi dato respiro. Consigliere Brambilla, ci avviamo a chiudere? No, sono a 23 minuti, sto cronometrando. Sono 2 minuti ancora. No, ho 7 minuti, sto cronometrando. 57. No, sono a 23 minuti. Il governo quindi ha dato respiro, ma non è bastato per diminuire l'indebitamento a fronte di nuovi prestiti. Sì. Il succo è che questa amministrazione da sola non sta in piedi. Sul contenzioso spese, sul contenimento spese, scusate, salta all'occhio una cosa. Le spese di formazione avete fatto 1.000 euro, 1.500 euro, un po' come
lo sfortunato che ha dovuto pagare l'occupazione senza titolo. Questo vuol dire che voi non fate una cosa semplice per chi ha la pubblica amministrazione. Le persone hanno un valore straordinario. Valore vero di un'amministrazione pubblica è il lavoro delle persone. Se voi non fate mai formazione, non fate mai affiancamento alle persone, perdete un patrimonio che vale molto di più dei prestiti di un governo o di un anticipo liquidità. E sapete come avete fatto a avere il parametro del risultato di competenza positivo? Grazie ai 182 milioni di cassa depositi e prestiti. E perché è positiva la parte capitale? Perché sono tutti prestiti, mutui e investimenti. Stiamo in piedi, non da soli, mettetevelo nella testa. Altro che Napoli ribelle e Napoli autonoma. 5 minuti. Come siamo messi? Questi 2 miliardi e 6, come li paghiamo di disavanzo? Voi l'avete scritto dicendo, sempre con le vendite immobiliari, che non faremo mai, però nel 2020 noi dovremo vendere, entro il 2020, Terme di Agnano. Siamo ad agosto, cari lavoratori e lavoratrici di Terme di Agnano, anche quelle reintegrate, grandi, reintegrate, le due grandi reintegrate, la battaglia, quando è vera ed è giusta, paga sempre. Dobbiamo vendere le Terme di Agnano, le quote più le strutture, entro il 2020. Poi qualcuno si è distratto. Noi abbiamo fatto meno assunzioni rispetto a quelle previste, pur avendo la possibilità di arrivare fino a quel numero di assunzioni. L'abbiamo mancate le assunzioni. E cosa abbiamo per l'iter che si è protratto nel tempo? E quindi noi, con queste 17 milioni in meno nel 2020 e 22 in meno nel 2021, copriamo il disavanzo. Ma queste assunzioni vuol dire che il 2020 e 2021 non le faremo. Dal concorsone non si muoverà un'assunzione. C'è scritto qua, perché sennò mi dovete dire come coprite quel disavanzo. Sulle partecipate, mancano 4 minuti, non ci sono le informazioni asseverate dei revisori delle partecipate per garantire l'attendibilità dei dati. Posso dire, senza essere denunciato, che davanti a questa frase questo rendiconto è diversamente vero? Se nessuno dei revisori delle partecipate mi mette il bollino e dice i crediti e debiti e i bilanci sono veri, come fate a dire che è tutto sotto controllo? Voi in 9 anni non avete mai avuto il controllo delle partecipate. Disallineamenti su fontane, verde pubblico, gestione impianti di Coroglio e San Giovanni, canone locazione materiale rotabile, debito giudizio ASIA comune, potrei andare all'infinito avanti. Poi sui due parametri P7, debiti fuori bilancio, guardate, avete fatto un errore madornale. Oggi ve l'ho detto 3 volte in aula, avete fatto votare 3 delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, da 5 milioni, da 7 milioni e da 300 mila euro. Mi dite come fate nel parametro P7 che riguarda i debiti non ancora riconosciuti e quindi da riconoscere entro rendiconto a mettere solo 5 milioni? In quel parametro stanno anche quelli riconosciuti nell'anno e quelli non riconosciuti. La percentuale, col cavolo, è dello 0,39%. Quindi quel parametro è sforato. Parametro P8 sulla riscossione, ve l'ho già detto, ancora 1 minuto e mezzo. Consigliere Brambilla, abbiamo sforato, stiamo a 57, io porto 58, sono già 30 minuti. Gentilmente si avvia per le conclusioni. Concludendo, state lasciando miliardi di euro di debito alle generazioni future. Da tempo, dall'inizio, voi non avete nessun controllo di quello che succede nella partecipate, ve l'ho spiegato, e lo usate come salvabilancio, mettendo a rischio i lavoratori delle partecipate ogni volta. Non avete contezza di quello che succede negli uffici. Da quanto non fate un incontro incrociato con tutti i dirigenti? Da quando non fate un incontro dei singoli dirigenti coi loro dipendenti del loro servizio? Se non ho contezza di come lavorano le persone per il comune, dove sono i punti di miglioramento e le eccellenze da duplicare, mi dite come faccio a dare servizi migliori ai cittadini? La vera forza sono le persone che lavorano per il comune. Ha fatto scandalo il premio di 300.000 euro di produttività per quelli del verde, ma nessuno ha mai visto gli obiettivi fantasiosi
un milione e mezzo di premi del 2018 ai dirigenti. Tipo portare il presepe napoletano ad Assisi alla mostra dei presepi di dicembre. E la verifica dell'obiettivo era un articolo di giornale che facesse vedere il presepe napoletano ad Assisi, premio da 13.000 euro. Oppure aumentare il numero di contatti nel sito del comune, bastava telefonare amici e parenti che devono fare un clic al giorno e voilà, l'obiettivo, altri 7.000 euro, è servito, ho finito. O non avete visto quanti soldi ha dato il sindaco della città metropolitana ai dirigenti in città metropolitana? Ah no, scusate, lì non interessa nulla a nessuno, perché destra, sinistra, centro, ammucchiate, governano tutti insieme in città metropolitana, quindi bisogna dare premi a tutti e nessuno vede niente. Avete fatto della meritocrazia una chimera, dell'affiancamento tra chi doveva andare in pensione e chi rimaneva un'utopia, dilapidando quel patrimonio umano professionale che è alla base del successo di qualsiasi impresa, privata o azienda o istituzione pubblica. Quando andrete lascerete macerie anche nei rapporti minimi sindacali. Ci sarà da ricucire un civile democratico confronto con tutti, non imporre un proprio sindacato che a fine consiliatura vi si rivolge contro, forse comandato da qualcuno che ha lasciato la barca prima che affondasse. Mettiamo fine all'agonia di questa amministrazione e voltiamo pagina. Per Napoli servono uomini onesti, credibili, competenti e che mettano Napoli davanti a tutto. Senza Dema ce la faremo.